Tortone e quindi a subire l'influenza romanica, ad essere più tondeggianti, meno pugliesi, perché subisce l'influenza che le maestranze, come ognuno di noi, quando va a Roma ci mette una parte di se stesso, e quindi le maestranze che erano venute dalla Puglia portano dietro il loro modo di realizzare. Anche la pietra. Quell'altro, il primo, è di una perfezione unica che tra i più belli
in Italia 100 meridionali, mi diceva la direttrice del museo di studi per 10 anni, di Bari, che è venuto qualche tempo. Quindi abbiamo la taglia di capire. Le volte che abbiamo detto che sono non sono più a sesso acuto, ma si dice a crociera, sono queste volte erano prima di appresi e studi importanti, però 800 anni. Poi il sisma delle montagne ha creato solo dei danni, sì, l'acqua che si è invitata dentro, quando durante queste date d'inverno che va freddo, voi sapete, si trasforma lo stato limite, questo lo so, aumenta di volume e le ha rovinate di sigelle. Che c'erano? C'erano gli stemmi delle famiglie gentilizie napoletane, le cui figlie sono diventate nel tempo badesse, quindi c'era lo stemma di Caracciolo, di Calabria, degli Angioino, e non mi sfugge ormai di nome. Nelle lunette laterali era invece raffigurata la storia, sempre con degli affreschi, di questo santo Guglielmo. San Guglielmo, uno dei primi miracoli, si usa un termine per gli appassionati, siamo borderline, nel senso non è netto né uno né l'altro. Si dice che San Guglielmo, nel realizzare questa struttura, si venisse a aiutare, oltre che contadini della zona, dei giovani, anche da un asino per trasportare i tronchi di legno dal fiume qua. Noi siamo, abbiamo detto, in Irpinia, terra di lupi, ma no, a prescindere se terra o meno di lupi, quando l'inverno è rigido, comunque, i lupi scendono dalle montagne, oltre a mangiarsi agnelli, agnellini e pecore, ammazzano anche questo asino che aiutava San Guglielmo. Allora, la storia o la leggenda vuole che egli abbia ammanzito il lupo e si sia fatto aiutare dal lupo del padre stesse cose. Per cui San Guglielmo viene da quel momento in poi raffigurato come se vi girate, come in quel modo, con un saio di monaco benedettino addosso, con un bastone in mano che non è il bastone della vecchiaia o per aiutarci, ma è il simbolo dell'autorità, si chiama pastorale. E ai piedi hai un lupo ammazzato. Se voi andate a Roma, alla Basilica di San Pietro, che secondo me è la fine del mondo, ma quando mi capiterà di andarci, nella zona centrale della Basilica, avete visto, c'è l'altare del Bernini, quello con marmi neri, dove c'è il braccio del Papa. In alto a sinistra, tra 10 statue che fanno quella zona, c'è, tra le varie statue, che la Chiesa ha ritenuto meritevole di essere di celebrata, c'è una splendida statua in marmo di San Guglielmo, che Papa Giovanni XXIII, la Domenica Santo, lo proclamò copatrono principale della campagna insieme a San Gennaro, quindi anche un po' copatrono nostro. Poi noi vogliamo bene a San Gennaro, però poi Paolo VI l'ha declassato. Ricordate la famosa frase di Luciano De Crescenzo? San Gennaro tutta dente, non la ricordate. E vabbè, ho detto questa è la notizia, mentre signori mi preme farvi notare due medaglioni ai danni, che sono una specie di quadri affreschi, sono anche questi del 1500-1550, rappresentano immagini del paese che hanno letto. Potete vedere che hanno anche loro il titolo, hanno anche loro lo stesso pastore che ha detto, però è il gerarchio che c'è il titolo per le donne parentali, è quello di aggiornare i principi la loro. Fuori c'è anche il bar con il bagno.